Intro Amici, buonasera, eccoci qui di nuovo con una puntata un po' particolare della nostra rubrica Un mondo di libri. È una puntata dedicata a un tema, sapete che facciamo sempre eh, delle puntate tematiche, non, su, non un libro solo, in generale più di uno, e che ruotano intorno a un argomento in modo da circoscriverlo e da presentarlo nel modo più compiuto possibile e questa volta con, insieme a Anna, che è l'ideatrice di questa rubrica, Anna Tamburini Torre, abbiamo pensato eh, di parlare dei luoghi, eh, luoghi misteriosi, di itinerari e luoghi misteriosi. È un argomento che a me piace molto anche perché eh, quando mi occupo di misteri diciamo, da una vita e quando sono in viaggio eh, cerco sempre di trovare anche qualche spunto, eh, curioso, misterioso, legato alla storia, legato a vicende che non sono ben chiarite, a misteri, a, a cose curiose, insomma, l'ho cercato sempre. E ci sono anche libri per aiutarci in questa, in questa ricerca. Ci sono dei libri. Oggi diciamo che è anche una puntata ben augurante, nel senso che eh, si augura e ci auguriamo tutti, che potremo ricominciare presto a muoverci. Adesso non facciamo propositi tanto ambiziosi, non, facciamo, non andiamo ancora in giro per il mondo, ma almeno per la nostra bella Italia. Presto speriamo di poter, di poter andare. Per cui ho circoscritto un po' la tematica ai luoghi misteriosi italiani. Naturalmente sono soltanto delle indicazioni perché ce ne sono a centinaia, però eh, appunto qualche cosa eh, dirò molto volentieri nel senso che... E anche per far capire che si può viaggiare anche in modo diverso, cioè si può aggiungere ai propri itinerari di viaggio un po' di, di mistero e anche di storia, perché i misteri sono sempre legati a fatti storici, all'antichità, a cose che sono capitate in passato, a fatti esoterici, a vicende umane, a vicende di popolazioni, a costruzioni insolite, particolarissime. E quindi adesso vi faccio vedere un po' di libri che parlano di queste cose. Il più grande, impegnativo, ma anche il più completo, certamente, è questo di Umberto Cordier, Cordier penso che si legga così, un nome francese, Guida i luoghi misteriosi d'Italia. Questo è un libro di un po' di anni fa è uscito presso la PM un video di qualche anno fa ma non è più uscito che io sappia di così ricco e, e ampio e questo tratta appunto dei luoghi misteriosi d'Italia sono usciti altri libri su luoghi misteriosi nel mondo ma noi questa, questa volta ci vogliamo concentrare sull'Italia. Questo è appunto uno dei libri eh, che ho consulto, sempre consultato quando voglio viaggiare, un libro grosso, che è un libro di dico io quante pagine sono sono quasi 600 pagine quindi sono tante però ci sono tante notizie quindi chi è appassionato di questo genere di turismo eh, eh, troverà quello che vuole troverà veramente pane per i suoi denti si legge fra l'altro anche bene indipendentemente dal viaggio è una lettura piacevole poi c'è un altro libro questo molto abbastanza recente di Roberto La Paglia questo è edito da Xenia e che si chiama Il grande libro dei misteri questo contiene non soltanto eh, misteri italiani, ma contiene anche misteri un po' in giro per il mondo. Però l'ho preso volentieri perché, eh, dopo vedremo, racconta anche eh, dei misteri italiani molto bene, in particolare certi misteri di Torino, della città di Torino, che è la città più misteriosa d'Italia. E sui misteri di Torino ne abbiamo anche un altro, questo recentissimo, eh, di Vittorio del Tufo. Torino Magica, io so benissimo che su Torino Magica sono stati scritti molti libri. Ci sono anche quelli molto noti di Giuditta Dembeck, che eh, sono di un po' di anni fa, molto validi. Anche quelli, però, ho portato questo che è eh, molto recente, è uscito l'anno scorso e quindi eh, lo trovate ancora facilmente in libreria. E mi è piaciuto molto anche perché tratta di aspetti storici. Della Torino risorcimentale, della Unità d'Italia, e legati a questo tanti personaggi che hanno fatto parte di questo mondo e di queste particolarissime situazioni che hanno poi portato l'unità d'Italia. Eccolo qua. E poi il quarto che vi faccio vedere, questo è mio, perché io ho scritto un po' su tutti i temi, ho scritto anche questo piccolo libro delle, delle Mediterranee, eh, L'Italia dell'Insolito e del Mistero e quindi eh, c'è anche questo, dove ho diviso per regioni, ho raccontato un po' di, di vicende. Qua nella copertina si vede eh, San Marino, la, la rocca di San Leo, anzi scusate. Ecco, quindi questi sono i quattro libri di cui vi volevo parlare, naturalmente non sono gli unici, ce ne sono degli altri, ma intanto eh, parliamo di questi. E Di quali misteri vogliamo parlare? Allora, il primo, che è trattato praticamente in tutti questi libri, è il mistero, del Graal, del Graal che eh, a Torino eh, si parla anche di questo, cioè Torino, io per esempio vidi eh, una coppa del Graal, supposta coppa del Graal, eh, a Valencia, che ha una, anche una documentazione storica molto interessante, un'altra a Genova, al Museo di Genova, e lì quindi è interessante vedere anche questa, e a Torino, qua in tutti questi libri se ne parla nella Gran Madre, questa famosa basilica amatissima dai torinesi, una basilica che eh, sorge su un antico tempio egizio e che custodisce le reliquie di 4.000 piemontesi che sono morti durante la Prima Guerra Mondiale, sono morti in guerra. E qui c'è un'antica tradizione che dice che qui sia stato eh, nascosto il Graal. Il Graal sappiamo tutti che cos'è, è la coppa che ha avuto due utilizzi, cioè nella quale eh, Gesù instaurò e eh, istituì la, la comunione eh, durante l'ultima cena e nella stessa coppa sarebbe stato raccolto il suo sangue eh, dalla croce. E questa coppa sarebbe stata eh, custodita dagli apostoli, portata a Roma, sembra da San Pietro, questa è una tradizione. Molto, molto interessante e poi la tradizione che la vuole legata a Valencia, nella cattedrale di Valencia, se qualcuno dovesse andare, eh, la vuole portata là da Santo Stefano Protomartire Martire, che era spagnolo e che la fidò ai suoi legionari perché la portassero ai suoi genitori quando capì che per lui i giorni erano contati. Questa è una delle tradizioni. Un'altra delle tradizioni di cui ci parlano tutti questi libri di cui vi ho parlato tutti dal primo all'ultimo appunto eh, ipotizzano che il gran, la coppa del Graal sia nascosta, ma nessuno l'ha mai trovata, nella Gran Madre a Torino. C'è sulla scalinata che conduce a questo meraviglioso tempio, ci sono due statue, la statua di sinistra è la statua di una figura eh, mitica, di una fanciulla, che reca in mano una, una coppa e guarda in una certa direzione, quindi... E questo aveva fatto ipotizzare a parecchi che lì si è nascosto questa, questa coppa, questo, questo simbolo. Quindi questo è uno dei misteri che sono legati a Torino. A Torino poi, adesso dico soltanto questo perché eh, naturalmente i misteri ce ne sono tanti, ma basterebbe la presenza della sindone. La sindone è questo misterioso telo, misterioso per alcuni, certissimo per altri, che avvolse Gesù e che porta l'impronta del, del suo corpo. Eh, la cui la, questa impronta è stata resa visibile attraverso la fotografia, cioè era custodito da 2000 anni, solo quando fu fotografato, all'inizio del Novecento, che si scoprì che il negativo riproduceva la forma eh, di un uomo, e su, da allora ci sono stati infiniti studi. La Sindone a Torino, la si può visitare ogni tanto, viene eh, mostrata in certe occasioni, e questa rende eh, la città particolarmente. E cara e misteriosa, e, e amata da tutti quelli che eh, sono legati alla figura del Cristo, Ma no, noi eh, cristiani lo siamo, lo siamo tutti, questo, questo è uno dei motivi eh, di Torino. Quindi, la Grande Madre e il Graal è uno dei, dei misteri. Eh, Italiani, italiani veramente per eccellenza. Quindi chi dovesse andare a Torino può andare a visitare questa bellissima cattedrale, questa bellissima basilica e pensare, vedendo la, la statua, pensare appunto a questa possibilità. Ripeto, nessuno l'ha mai, mai eh, trovata per la verità. Poi ecco, ci sono tantissimi altri misteri, per esempio uno dei misteri. Eh, dei luoghi misteriosi che io vi dirò soltanto alcuni perché il tempo che abbiamo è come sempre abbastanza limitato uno dei luoghi misteriosi eh, più interessanti anche questo legato alla, alla cristianità è a loreto a loreto la casa la famosa casa eh, che si dice per tradizione portata dagli angeli all'interno della meravigliosa basilica di loreto c'è la piccola casa che sarebbe stata la casa eh, di Maria, eh, dove lei è vissuta, è cresciuta, eccetera. In questa casa eh, ha la tradizione di essere stata portata eh, dagli angeli. Si dice che gli angeli a un certo punto la presero dalla sua collocazione in Terra Santa e la portarono lì a Loreto dopo aver fatto diverse tappe. Non è la prima tappa, prima collocata in e poi arrivata in Italia, in una certa zona, e poi portata lì a Loreto. Che la casa sia autentica, questo è accertato perché eh, le mura sono state tutte naturalmente studiate, l'antichità, la malta fra una pietra e l'altra, le scritte, il fumo, che, che tutto questo è stato analizzato con moltissima attenzione. Si tratta di vedere questa tradizione degli angeli, se è una tradizione che possa avere un'attendibilità oppure no. E ci sono varie altre interpretazioni che forse non tutti conoscono, e quindi in questi libri se ne parla, nel, nel racconto anch'io nel mio di libri, racconto questa vicenda, cioè che si eh, ipotizza che eh, questa vicenda è collocata nel periodo, eh, Cronologicamente nel periodo delle crociate e si sa la fame di reliquie che avevano all'epoca, eh, hanno portato i crociati della Terra Santa, tantissime reliquie. Lo stesso camposanto di Pisa, che anche questo è un luogo che è da visitare sapendo queste cose, è stato edificato. Il famosissimo camposanto di Pisa, eh, la prima, la prima, quando fu, cominciarono a costruirlo, portarono della terra dalla Terra Santa, e per, appunto. Camposanto proprio per quello perché la prima edificazione di questo si basò su questa terra che era stata, che era stata portata. E allora, per, la, per la, la, casa, la Santa Casa di Loreto, si pensa a una cosa di questo genere: i, i più razionalisti, più quelli che fanno i conti proprio con, con la logica, quindi non tanto agli angeli, ma pensano agli angeli monaci, cioè i templari che avrebbero smontato là la casa e l'avrebbero rimontata in italia questo, parlavo prima di questa fame di reliquie che c'è c'è sempre stata appunto nell'epoca eh, delle crociate come hanno portato tante altre cose potrebbero avere portato anche questi quindi questo gli angeli eh, templari gli angeli guerrieri templari oppure un'altra tradizione ancora ancora più semplice ancora più quotidiana diciamo è noto che c'era una famiglia angeli di cognome si chiamavano angeli che trasportavano facevano trasporti quindi questi potrebbero essere stati i trasportatori che eh, presero in carica la, la casa smontata e poi l'hanno portata in italia per rimontarla e queste sono le tradizioni a me <ride> sarà una grande innamorata degli angeli piace molto riallacciarmi alla romantica vicenda degli angeli che hanno trasportato la casa a Loreto, però appunto ci sono altri tipi, altri tipi di angeli, quindi se andate a Loreto, fra l'altro c'è la basilica meravigliosa con una serie di quadri stupendi, quindi vale la pena proprio di andare, indipendentemente da queste antichissime tradizioni, però conoscendole eh, la si visita con maggior consapevolezza, maggior cognizione di causa e anche con, con grande devozione, perché comunque sono andate le cose, è un segno di grandissima devozione aver portato qui eh, questo reperto straordinario. E poi c'è tutta una serie, di, eh, una serie di vicende che sono legate ad altre cose. Per esempio, eh, una tradizione che non ha a che fare con gli angeli ma con i demoni è eh, Sarsina, Sarsina in Romagna, eh, Sarsina è una città, una cittadina antica, eh, diede natalia a Plauto, quindi ha antichissime tradizioni ed è legata alla tradizione invece degli indemoniati, invece che degli angeli, proprio una cosa di segno opposto. Sarsina, fra l'altro, è molto bella, dei reperti romani che vale la pena di vedere, ha un teatro dove vengono rappresentate appunto le, le commedie di, di Plauto, questo scrittore latino. Eh, però è famosa, più perché nella, nella, nella tradizione popolare, è più famosa eh, per il Tempio. Il suo Tempio è una bellissima cattedrale dedicata a San Vicinio e San Vicinio era un vescovo eh, cristiano vissuto nel III secolo d.C. che era famoso per eh, cacciare i demoni e lui faceva delle benedizioni che cacciavano i demoni. E San Vicinio è custodito un collare di ferro che veniva, viene messo tradizionalmente al collo delle persone presunte indemoniate e a seconda della loro reazione si stabilisce, si fa la diagnosi, si stabilisce se sono indemoniate o no. Perché questo collare? Perché San Vicinio eh, quando voleva pregare in penitenza e per stare in posizione penitenziale aveva preso un grosso masso l aveva a, a questo masso aveva attaccato questo collare che lui poi si metteva al collo in segno di penitenza con questo peso pregava proprio chinato a terra per tutto il tempo quindi col peso del masso il collare si è conservato dopo di lui e viene messo appunto al collo degli, eh, di chi va lì pensando di essere andato a chi viene portato spesso e volentieri e lì ci sono delle tradizioni straordinario sono stata un paio di volte mi hanno anche messo il collare al collo però non sono risultata indemoniata è andato tutto bene e mi hanno raccontato tutte le tradizioni e questa vicenda degli indemoniati che a volte arrivano pullman interi di persone che ritengono a torto a ragione di essere indemoniati qua non vogliamo entrare in merito di questo ma è veramente una delle curiosità tra l'altro più rispettate e più eh, custodite che abbiamo in Italia da questo, da questo punto di vista. Poi abbiamo, sempre per parlare di cose molto particolari, ehm, eh, io sono stata, una cosa che mi è piaciuta molto, ne ho parlato appunto nel mio librettino, il, le, le, il Museo del Purgatorio a Roma. A Roma, vicino al Palazzo di Giustizia sul Lungo Tevere. C'è una piccola, piccolissima chiesa gotica. Il gotico non è uno stile romano, e c'è questa piccola chiesa a guglie, diciamo una minima, mini, mini, mini duomo di Milano. E lì dentro c'è il museo più piccolo e più curioso che si possa immaginare, che è il museo del Purgatorio. Si chiama e lì un, un sacerdote cominciò nel Settecento a raccogliere impronte di mani. Di anime del purgatorio, lui era molto devoto alle anime del purgatorio e pregava molto per loro, quindi, impronte di mani, di anime del purgatorio che si sono, sarebbero materializzate e avrebbero lasciato l'impronta delle mani di fuoco su messali, su tavolette di legno, su vesti. Questo sacerdote, che era un francese, cominciò appunto nel Settecento a raccogliere questo materiale e ne ha raccolto parecchie. Il museo, diciamo che è praticamente un corridoio dove Custodite, appese alle mura, ci sono queste eh, impronte di mani accompagnate, ne hanno molte di più, ma hanno esposto praticamente quelle accompagnate da una documentazione ineccepibile. Andatelo a vedere, ci, occorre veramente pochissimo tempo, ma c'è una documentazione che racconta la storia di queste eh, entità che si sarebbero manifestate, sull'animo del purgatorio, quindi, per chiedere preghiere e per lasciare un'impronta. Lasciando un'impronta per attestare la loro reale presenza. Quindi mani bruciate che si, vedano, eh, che si vedano esposte appunto su tavolette, su messali, su una veste e così via. Questa è un'altra un curiosità. E poi ci sono, eh, c'è tutta la, la serie dei castelli, dei castelli infestati di fantasmi. Di fantabili. questi ce n'è un'infinità. E non c'è che l'imbarazzo della scelta. Però ecco, prima dei castelli, castelli infestati, il più gentile di cui io vi vorrei parlare, è quella di Montebello, il castello di Montebello in Romagna, dove appare Azzurrina, che è una bambina, appare ogni cinque anni, quando nel numero degli anni c'è un 5 -1 0 quindi è stato l'anno scorso, poi sarà nel 2025, poi nel 30 e così via. In questo castello appare questa bambina chiamata Azzurrina. Non era questo il suo nome, si chiamava Gwendalina, era la figlia del, del signore che di proprietà di questo castello nel 300. In un'epoca in cui i castelli si combattevano uno contro l'altro, il castello è magnifico. Nell'entroterra romagnolo c'è un'infinità di magnifici castelli, tra cui c'è anche quello eh, dove è stato. Peruto prigioniero, Cagliostro, c'è un'infinità di, di cose belle da vedere, non c'è solo il mare in Romagna, ci sono nell'interno e molti di questi sono legati a dei misteri. E la storia di Azzurrina è questa: questa era una bambina, Albina, era la figlia del proprietario, del signore del castello, era Albina, e siccome all'epoca gli albini non facevano una buona fine, venivano ritenuti streghe e quindi perseguitati, la mamma le tingeva i capelli di azzurro per. E nascondere questa sua caratteristica e quindi fu chiamata, è stata chiamata popolarmente azzurrina. E la sua storia è questa, è una storia gentile perché è la storia di una bimba di pochi anni che è mentre infuria la guerra nella zona e lei gioca a palla canta e suona il flauto perché una bambina, è sola, non ha fratelli e gioca a palla con le palle di pezza come facevano. allora. e la storia è questa che in una notte di tempesta quando c'era un gran temporale, lei stava appunto giocando, sorvegliata dagli armigeri del padre, e a un certo punto e questa bambina perde la palla e il, la cade nel, nei sotterranei del castello. Lei insegue la palla e scompare. Lì c'erano parecchie eh, forre, parecchi anfratti, c'era un fiume che scorreva sotto, e la bambina è scomparsa e nessuno è più riuscito a trovarla. E, però la tradizione dice che da allora. Ogni anno che finisce per 5 o per 0 azzurina ritorna, soprattutto se è una notte di tempesta, e la si sente perché si sente cantare, si sente la voce. C'è chi è andato lì con il registratore, hanno registrato la voce. E anni fa la pittrice Novella Parigini, che andò lì a visitarla, poi fu dopo come un po' ossessionata da questa visione della bambina, e tornata a casa. Ne fece il ritratto in maniera automatica e c'è lì, infatti, questo dito lì: c'è il ritratto di Azzurrina fatto da Novella Parigina, questa bambina con grandi occhi, bambina di 7-8 anni, grandi occhi eh, e questi capelli, capelli azzurri. Una leggenda molto gentile. Il, il castello vale la pena di essere visto perché è custodito molto, molto bene. E poi, adesso, vi, vi dirò altre leggende meno gentili, eh, che per esempio. Eh, vi dico poi, tra l'altro, quelli dove io sono stata, che, che, che conosco, che conosco perché, ecco, c'è quello, ci sono due castelli dei quali vi volevo parlare, vediamo che li ho segnati, ecco qua, il castello di Anghiari, il castello di Anghiari in provincia di Arezzo, Caserio Di Anghiari ha una storia meno gentile di quella di Azzurrina ed è, è la storia di Baldaccio Di Anghiari. Questo invece era un guerriero, era un guerriero che eh, un guerriero molto fa, capitano di Ventura, il proprietario del castello, che andò al servizio di Firenze, poi fu contro Firenze, comunque aveva una tale abilità. Eh, bellica che fu ammirato anche dal Machiavelli, che di queste cose se ne intendeva. Lui cambiò bandiera alcune volte, per cui male gliene incolse, e a un certo punto fu preso dai fiorentini eh, perché ritenevano che li avesse traditi e che lo decapitarono. Questa è la, la, la vicenda. Da allora, quando negli anni c'è. Un, eh, ogni 50 anni, cioè quando gli anni finiscano per 41 e 91, io andai là nel 91 pensando che se aspettavo altri 50 anni probabilmente non sarei stata in grado di raccontarvelo. Quindi, quando mi invitarono andai al castello di Anghiari e in quell'occasione, in quella notte, poi che porterà il giorno che, della ricorrenza della sua morte, eh, fecero una grande festa e la tradizione è che in quegli anni, da sempre questa tradizione, il fantasma di Baldaccio appare nel suo castello eh, tutto armato portando sotto il braccio la sua testa. e Molti pare, pare che l'abbiano visto. Siccome si può controllare solo una volta ogni 50 anni, io non ho perso l'occasione, allora l'attuale proprietario fece una... Una festa, c'erano gli sbanderiatori, fece eh, una cena dove fu invitata e c'era un gruppo particolarmente simpatico di eh, signori, di bei signori fra l'altro, che si dissero proprietari di castelli infestati. C'erano come un'associazione proprietari dei castelli pensati nella zona nell'Italia centrale. Era veramente ognuno aveva da raccontare la sua vicenda. Ecco, quello che mi ricordo è che a mezzanotte eh, ci riunimmo, fecero riunire un certo gruppo di invitati, tra cui c'ero anch'io, in una sala per parlare, discutere, eccetera, di queste cose. C'era anche un medium che tentò una seduta, e in un angolo di questa casa c'era un'armatura una completa, di quelle di armature di metallo. Molto, che, era, che la tradizione dice appartenuta a Baldaccio. Ecco, mentre si faceva, il medium tentava di andare in trance, o c'era già andato, adesso il dettaglio non me lo ricordo, e che era, era già poi stato di sonnolenza, a mezzanotte in punto, senza che nessuno la toccasse perché l'armatura era lontana da tutti, la testa dell'armatura cadde per terra. Andammo dopo a vedere, non c'erano figli, non c'era niente che potesse giustificare, eravamo in piena luce, che potesse giustificare questa caduta. Comunque devo dire che ci fece una certa impressione perché, appunto, nessuno l'aveva ne toccata, c'era questa tradizione che lui si presenta con la sua testa in mano, cioè non l'abbiamo visto con la testa in mano, ma la testa l'ha fatta cadere. E adesso, come, come vi dicevo, bisognerà aspettare il 41-2041 il per andare una seconda volta. Comunque la visita merita comunque di essere fatta perché il castello è molto gradevole, la zona è bellissima, la zona di Anghiari e quindi c'è anche questa tradizione. E molti castelli hanno queste tradizioni, per esempio un altro è il castello di Poppi, bellissimo castello, anche questo in provincia d'Arezzo, però non vicino ad Anghiari, in tutt'altra direzione, dove la tradizione dice che c'è... Il fantasma della contessa Telda, e questa la vedono ancora, dicono che la vedono e la sentano ancora. Questa Telda era la proprietaria del castello, la moglie del proprietario del castello, una donna eh, che rimase vedova a un certo punto, affamata di uomini. E ha sua abitudine di farsi portare al castello i giovanotti più prestanti del, del paese. Che lei teneva con sé poi quando se ne era stancata li faceva sparire ne sparisce uno ne sparisce due ne sparisce tre la popolazione si eh, comincia a capire che cosa era successo allora chiappano telda la chiudono nella torre e la lasciano morire di fame questa è la leggenda da allora si dice che eh, telda eh, la si veda in questo castello e ci sono tante testimonianze di questo tipo. Ecco, di questi castelli infestati in Italia ce ne sono parecchi, infestati o presunti tali. Io andai eh, anni fa in, vicino a Torino, al Castello della Rotta, dove c'è Moncaglieri, vicino a Torino, dove c'è un bellissimo castello col ponte levatoio, eccetera. Andai lì, adesso questa sarebbe una lunga storia da raccontare, non abbiamo il tempo di farlo perché abbiamo pochi minuti. Eh, L'ho raccontata in qualche libro eh, e, e lì eh, è, è stato questo castello, ha eh, segnato il passaggio di, eh, dei, dei templari, di tutti i pellegrini, perché era come, messo come rifugio per i pellegrini che venivano dal nord e che si recavano, per esempio, a Roma e poi in Terra Santa. E, e quindi lì c'è stata anche battaglia, lì è stato pari, bruciato vivo l'ultimo dei Templari, Insomma, sono stati seppelliti lì monache, suore, cavalieri. Hanno trovato nel castello quadrangolare, nel cortile interno, hanno trovato scavando tanti, tanti scheletri e tanti corpi. E quindi eh, e mi ricordo che c'era questa tradizione di questo fantasma bianco che appariva. E io ero con altre persone e a mezzanotte l'abbiamo visto, nella cappellina del castello, abbiamo visto. Apparire e sparire, scomparire. O magari un'altra volta, con più tempo, vi racconterò anche come è andata questa cosa. Quello che volevo segnalare è appunto che visitando i castelli eh, può capitare di venire a conoscenza di queste leggende. Ecco ancora un'ultima nota, e eh, volevo parlare invece di, di San Galgano, se questo è in Toscana, questa meravigliosa abbazia di San Gal Galgano, in provincia di Siena, dove c'è la famosa spada nella roccia. E San Galgano era un santo che per certi aspetti assomiglia a San Francesco, a un certo punto rinunciò, si ritirò lì, era di famiglia nobile, era un guerriero, si ritirò in questa zona dove adesso poi sorge la, la basilica, il tempio, la famosa, quella famosa chiesa scoperchiata. Vicino c'è una cappellina più piccola dove c'è una roccia, un sasso molto grande, e lui in segno di rinuncia alla vita di prima, alla vita di guerriero. Prende la sua spada, questa è la tradizione, e la infila nella roccia. E la roccia si apre come un, uh, qualcosa che fosse di burro, accoglie la spada del guerriero che ha rinunciato e si richiude. E da allora c'è questa famosa leggenda della spada della roccia, ed è ancora lì: è ancora lì questa spada. È stata naturalmente eh, tolta, ripulita, rimessa dentro, però è una cosa molto, molto suggestiva. E un'ultima cosa vi, vi voglio dire: Roma: Roma piena di misteri. Naturalmente, questa puntata dà soltanto dei piccoli spunti, perché ce ne sarebbero tanti. Roma piena di misteri, uno dei luoghi che ogni tanto a Roma torna a vedere è la Basilica di San Clemente. San Clemente si trova tra il non lontano, tra il Colosseo e San Giovanni, più o meno, non è lontano. Quindi si può andare facilmente a piedi da una di queste due zone. È una basilica eh, naturalmente. E cristiano ovviamente e però eh, quando, quando si va lì c'è una grande scoperta perché c'è la basilica attuale che è poi del 400 e quindi si visita quella, poi c'è un livello inferiore al quale si va attraverso delle scale che è dove c'è la basilica protocristiana dei primi secoli dopo Cristo quindi qua ci sono, si possono vedere i, quanto, quanto resta di questa basilica proto a un livello su, inferiore e a un livello ancora inferiore c'è un mitreo, è uno dei mitrei più meglio conservati e più famosi d'Italia, il mitreo di San Clemente. Il mitreo era un tempio, una, una cappella dedicata a Mitra, questa divinità di origine orientale che eh, venne. Eh, portata a Roma probabilmente durante le guerre, in seguito alle guerre fatte dai romani in Oriente, e che ebbe molto successo. È un culto esoterico, molto interessante, e chi va a visitare San Clemente può vedere tutte e tre le, le, diverse, le diverse tradizioni, cioè la chiesa attuale, quella protocristiana al piano di sotto e un piano ancora inferiore, il mitreo, che ripeto è una dei uno dei meglio eh, conservati. Questi sono soltanto alcuni dei tantissimi misteri che abbiamo in Italia e che vi invito a seguire e a farci caso quando andrete a fare i vostri viaggi, perché diciamo aggiungono queste cose un pizzico di sale al viaggio, cioè inserire in un viaggio un luogo misterioso è una cosa che eh, almeno a me ha sempre fatto piacere, ma sempre interessato. Vi ricordo allora i libri che vi ho mostrato, se volete avere elenchi, poi magari su questo tema possiamo tornare anche un'altra volta, perché i misteri ce n'è tanti e ne possiamo parlare. Allora, vi ho fatto vedere questo libro di Cordier, Guida ai luoghi misteriosi d'Italia, questo è un libro poderoso di 600 pagine, dove ci sono tutti i misteri possibili e immaginabili. Ed è una guida accuratissima e molto dettagliata. Poi questo libro, ho fatto vedere questo di. La Paglia, ottimo libro, il grande libro dei misteri, dove ci sono misteri non solo italiani ma anche dei, un po' in giro per il mondo. E io l'ho citato appositamente perché parla con molta cura e attenzione di Torino e dei misteri del, del Graal. Un altro libro dedicato a Torino, che ho preso da poco tempo, questo di eh, Vittorio del Tufo, Torino Magica come dicevo a Torino su Torino di libri ce ne sono tanti questo è l'ultimo in ordine di tempo ed è particolarmente eh, accurato, eh, l'ho trovato molto ben scritto anche dal punto di vista storico è anche le molto legato come dicevo prima all'unità d'Italia alla creazione dell'unità d'Italia che partì da Torino, del Savoia e poi ultimo in ordine in ordine di importanza certamente il mio piccolo libro eh, l'Italia dell'insolito e del mistero dove anche io ho raccontato un po' di misteri d'Italia secondo il mio gusto e secondo eh, anche le esperienze che ho fatto, secondo quello che ho visto. Ecco, questo è delle edizioni mediterranee. Bene, per oggi abbiamo, chiudiamo così la nostra rubrica. Vi do appuntamento a sabato prossimo, vi saluto e continuate a seguirci con un mondo di libri. Arrivederci.